Ciao ragazze e ciao ragazze, eccoci qua con un nuovo video sul mio secondo canale, canale di cucina, ricettine sane, tante cose belle belle buone buone. E sto qua per farvi vedere la ricetta finalmente dei miei snack al cioccolato. Cioè praticamente sono tipo delle barrette al cacao troppo troppo buone, che io mangio tantissimo da un sacco di tempo. Volevo fare questo video e infatti vi chiedo scusa per avervi fatto aspettare, che veramente io le faccio da anni, le adoro troppo e sono praticamente uno snack al cacao però sano, comunque leggero, molto molto genuino e nutriente, che io personalmente adoro mangiare prima dell'attività sportiva ma anche a colazione, perché qua dentro c'è tutto quello che serve per fare una colazione veramente genuina. Quindi invece che stare là a prenderti tutti gli ingredienti, mangi questo, c'è tutto e le potete fare, le potete conservare perché si mantengono tantissimo. Quindi ragazzi, iniziamo perché è troppo troppo carina questa ricetta. Mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale e se fate questa ricetta lasciatemi un commentino. Allora, eccoci qua, là dietro c'è una bella zucca, se vedete è enorme. Dobbiamo fare assolutamente qualche ricettina con la zucca, che adesso è il periodo, ci hanno regalato questa zucca, ci hanno fatto veramente felicissimi e quindi adesso dobbiamo fare qualche ricettina, prestissimo ve la faremo. Eccoci qua, allora la ricetta che vi faccio vedere si fa con questi qua, che sono praticamente i datteri. Io compro questi qua che sono biologici, mi piacciono tantissimo. Comunque qualsiasi datteri, ragazze, vanno bene, quindi non vi preoccupate, marca, tipologia. Questi sono molto molto buoni, io li adoro, sono praticamente i datteri secchi, vedete? Questi sono datteroni, sono enormi, sono cicciotti, sono buonissimi. Questo è veramente un ingrediente super sano e super nutriente, quindi ve li straconsiglio. Questi qua sono praticamente senza grassi, quindi contengono tanti sali minerali, veramente sono ottimi, ed è un ingrediente, comunque è un cibo senza grassi, quindi ve li straconsiglio. Praticamente noi dobbiamo prendere i datteri e toglierci l'osso che c'è dentro, quindi molto molto semplicemente. Vedete che questi qua sono molto morbidi, cioè io faccio così, zac, si apre, vedete, ed è comunque abbastanza morbido. A volte invece, ve lo dico perché l'ho provato per mia esperienza, sono duri, sono secchi e quindi è molto più difficile, dato che li dobbiamo frullare. Vi consiglio però di metterli a bagno. Adesso io non lo farò perché vi ripeto, sono super morbidissimi. Se dovesse essere che sono quelli proprio rinsecchiti proprio al massimo, allora metteteli, basta metterli in un po' d'acqua calda per anche 10 minuti, un quarto d'ora, si ammorbidiscono, poi li prendete belli asciutti asciutti, riscolate senza acqua e li andate a frullare. Questi sono i nostri bei datterini che andiamo a versare qua dentro perché li dobbiamo tritare. Adesso a questo punto io ci metto questi qua, gli anacardi. Questi sono quelli che compriamo al Lidl e sono senza sale. Vi consiglio di utilizzare ovviamente frutta secca, qualsiasi frutta secca. Potete mettere le mandorle, le nocciole, quello che voi volete, le noci, quello che voi volete, anche un mix. Adesso metto gli anacardi perché mia sorella è patita di anacardi, quindi le vuole sempre con gli anacardi, che a lei piacciono tanto. Adesso vi dico, li faccio anche con le mandorle, piacciono tantissimo, anche con le nocciole, quindi scegliete voi quelli che preferite. Prendeteli però, mi raccomando, senza sale. A questo punto già così già li potete fare. Se poi ci volete mettere due ingredienti che sono dei super ingredienti e che vi straconsiglio, che fanno benissimo, sono le bacche di goji. Io prendo queste qua che sono bio, ma le trovate facilmente anche al supermercato, quindi non avete scuse. Le bacche di goji fanno molto molto bene perché comunque sono ricche di vitamina C. Pensate che contengono 306 mg di vitamina C, tantissimo. Contengono ferro, calcio, contengono anche proteine, quindi ve li straconsiglio. E metto una manciata anche di queste, tipo un cucchiaio più o meno. Considerate che le bacche di goji fanno benissimo, si dovrebbero mangiare ogni giorno perché proprio inserirle nella propria alimentazione fa bene. Quindi in questo modo voi vi assicurate che avete mangiato le bacche di goji, se tipo mangiate una al giorno di queste. Metto proprio per questo bacche di goji e semi di chia, proprio perché in questo modo, questi ad esempio lo aggiungo anche allo yogurt, ma anche alle insalate, un po' dappertutto. Anche questi sono ricchi di sostanze che fanno benissimo, ricchi di proteine. Pensate, hanno 21,2 grammi di proteine su 100 grammi di prodotto e hanno anche tante fibre, fanno super super bene e aiutano a mantenere il peso corporeo, quindi a stare
stare in forma. In questo modo io, mettendo anche le bacche di goji e semi di chia, mi assicuro di mangiarli, no, quotidianamente, questi due ingredienti, se no mi devo aggiungere alle merende eccetera. Poi sono anche molto molto buoni, addolciscono le vostre barrettine, ma comunque potete anche farne a meno se non li avete, quindi mettere soltanto fichi e frutta secca, un bel cucchiaio di semi di chia. E per finire, questo però ce lo dovete mettere, il cacao ce lo dovete mettere se li volete fare al cacao, no? Queste sono delle barrettine di snack al cacao, quindi vi consiglio di metterla. E ne mettiamo un paio di cucchiaini, questo poi magari lo potete anche aggiungere dopo. Non si aggiunge acqua, non si aggiunge latte, nulla. Andate a frullare direttamente. Sono qua, mi raccomando, prendete un frullatore buono, perché sennò si scassa e poi vostra madre vi sgrida. Dovete frullare, frullare molto, perché deve venire tipo una pasta, tutto tutto unito. E adesso io vado un po' a mescolare, di solito così faccio, e poi continuo a frullare ancora, perché non tutto si è frullato bene bene bene. Adesso ragazze, voi potete decidere se fermarvi così, quindi avere un po' di spessore di frutta secca in bocca, oppure farlo diventare completamente frantumato. Troppo spizioso, perché guardate cosa succede, adesso vi faccio vedere. Diventa praticamente una palla, io così capisco che ha raggiunto la consistenza che voglio, cioè diventa un tutt'uno, quindi non devi neanche andare a pulire troppo il contenitore. Diventa così, una palla unica, guardate, ecco qua, e vuol dire che è fatto. Quindi ragazze, adesso io prendo un bel foglio di carta forno, finalmente ce l'ho, vi ho fatto vedere il gelato che ho fatto, quello con le banane, e ci serviva la carta forno per poggiare le banane sopra. Ho fatto vedere i cioccolatini e ci voleva carta forno per mettere i cioccolatini. Non ce l'avevo mai, era sempre finita sta carta forno, dannatissima. Finalmente c'ho la carta forno, quindi anche per questo facevo sto video delle barrette. Eccola qua la nostra palla, guardate. Adesso non devo fare altro che schiacciare così. Schiaccio, schiaccio, schiaccio. Io faccio così, metto anche un po' di carta forno sopra, così posso schiacciare meglio. Non ha bisogno di zucchero perché i datteri sono già dolcissimi, quindi non dobbiamo aggiungere zuccheri assolutamente, nemmeno acqua. In questo modo si conserveranno tantissimo, quindi potete farne anche di più e conservarle. A questo punto prendo e lo metto in frigo un po' di tempo prima di andarle a tagliare. Ecco qua, tolto dal frigo, vi faccio vedere, si stacca facilissimo dalla carta, ancora un po' morbido, però adesso le vado a conservare nel frigo, quindi voglio solo far vedere come le taglio. Beh, è semplicissimo, date la forma che volete, le faccio così, come se fossero delle barrette, poi le potete tagliare come volete voi. Eccole qua, le nostre barrettine sono pronte. Eccole qua le nostre barrettine, ragazze, sono troppo troppo belle. Spero tanto che vi piacciono, sono convinta di avervi dato solo un piccolo spunto, e poi voi mi potete divertire mixando, mettendo vari tipi di frutta secca, ad esempio le nocciole, le noci, vi ho detto, ci potete aggiungere ad esempio anche mirtilli, qualsiasi tipo di frutta secca, le albicocche che vi piace, insomma sbizzarritevi. Vi ricordo sul blog www.caritadolce.com il posto correlato, quindi con suggerimenti, indicazioni se qualcosa mi è sfuggito sulla ricetta. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi mando tanti baci. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, che fa sempre tanto tanto piacere, e aspetto i vostri commenti. Ciao!